Nel quindicesimo anno del regno dell'imperatore Tiberio, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu rivolta a Giovanni nel deserto ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando il battesimo del ravvedimento per il perdono dei peccati. Abbandonate i vostri peccati e siate battezzati e Dio perdonerà i vostri peccati. Come è scritto nel libro del profeta Isaia, una voce grida nel deserto: preparate la via del Signore, spianate i suoi sentieri, le valli siano tutte riempite, le montagne e le colline abbassate, raddrizzate le curve delle strade e togliete tutti gli ostacoli. Allora tutti vedranno che Dio è il Salvatore. Cosa dobbiamo fare? Sì, spiegaci tutto. Voi, che possiamo fare? Razza di vipere! Cosa vuoi che facciamo? Mostraci tu la via. Chi di voi ha due abiti deve darne uno a colui che ne è senza. E chi ha del cibo in più, faccia altrettanto. Maestro, noi siamo pubblicani. Che cosa dobbiamo fare? Non esigete più di quanto è dovuto. E noi allora? Cosa dovremmo fare? Non estorcete con la forza i soldi a nessuno. E non sostenete le accuse false. Accontentatevi della vostra paga. Dici, sei tu il Messia? Io vi battezzo con acqua, ma sta per venire uno che è più potente di me. Io non sono neppure degno di allacciargli i sandali. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli tiene in mano la pala per separare la paglia dal grano che raccoglierà nel suo granaio. E lo Spirito Santo discese su Gesù in forma di colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto.